Buona giornata da prealpina.it, allarme bomba questa mattina in tutte le sedi postali di Varese. Una chiamata alla questura ha seminato il panico e costretto a chiudere tutti gli uffici. Vediamo il servizio del collega Mario Visco. L'allarme bomba è scattato alle 10:30 di stamane anche all'ufficio postale di Via del Cairo, dove lavorano 7 dipendenti e dove le decine di clienti che erano in attesa di compiere le operazioni di sportello sono stati fatti immediatamente evacuare. L'allarme bomba però non riguarda soltanto l'ufficio di Via del Cairo, ma tutte le sedi e le agenzie di Poste Italiane che sono presenti a Varese, in particolare quelle di Viale Belforte e quelle del centro in Viale Milano, ma anche in Via Pasubio, a Masnago, a Sanfermo, a Valle Olona, a Sant'Ambrogio, a Velate. Un disguido questo che, benché preso molto seriamente dalle forze dell'ordine, la telefonata dell'avviso del pacco bomba è arrivata direttamente in questura, rischia di paralizzare per una giornata intera le operazioni postali a Varese. I carabinieri della stazione di Sesto Calende e di Vergiate hanno arrestato questa mattina un 46enne marocchino residente a Gola Secca. Sul pregiudicato, irregolare sul territorio italiano, pendeva un'ordinanza di custodia cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti emesso dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio. L'uomo era già finito in cella nel 2017 per smercio di cocaina nella zona boschiva di Via Alzaia del Ticino. Una nuova indagine ha permesso ora di registrare, tramite quotidiani servizi di appostamento, numerose cessioni di stupefacente che il marocchino, a bordo di uno scooter, effettuava anche a domicilio nei comuni di Gola Secca, di Somma Lombardo, Sesto Calende e Vergiate. L'immigrato è stato sorpreso proprio in sella al suo motorino, la moto che utilizzava per spostarsi tra i vari comuni. Con sé aveva 5 dosi di cocaina, 20 grammi di hashish e 4.300 euro in contanti. E passiamo a Legnano. Il nucleo Falchi della polizia locale ha sorpreso e arrestato due spacciatori nella zona di via San Bernardino, nei pressi dell'ex Pensotti. Alcuni cittadini avevano segnalato dei movimenti sospetti intorno all'area industriale. In abiti civili, gli agenti hanno monitorato la zona, cogliendo in flagranza uno spacciatore. La perquisizione ha portato a sequestrare 16 dosi di cocaina pronta per essere venduta. Nello stesso frangente è stato sorpreso e bloccato anche il complice, che aveva oltre 10 grammi di cocaina. Si tratta di due fratelli di nazionalità tunisina, uno di 20 e l'altro di 29 anni. In tasca 1.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, oltre a diversi telefoni cellulari. Il maggiore era anche ricercato per evasione avvenuta dai domiciliari a Bergamo. E veniamo alla pagina Covid, mentre i dati sono in calo, si registra un'adesione plebiscitaria da parte dei medici di base per la possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid ai loro pazienti. Su 800 medici, oltre 550 hanno detto sì alla proposta di ATS in Subria, quasi tutti ponendo la stessa condizione, ovvero vaccinare in strutture dedicate e non nei loro ambulatori. Le sedi vanno quindi ancora individuate, o meglio, ci si confronta da giorni tra le AST, AST e l'ATS in Subria, ma la scelta non pare così semplice. I motivi sono collegati ai luoghi disponibili e anche ai modi e ai tempi di somministrazione e conservazione dei vaccini. Chiudiamo con una notizia di sport, grande sfida oggi alle 17 tra UIBA e Casalmaggiore. E non è solo il recupero della nona di andata, ma è soprattutto il match che vale la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel tabellone manca un nome ed è quello che verrà fuori dalla partita di oggi. La squadra di Marco Musso ha un solo risultato a disposizione, la vittoria da 3 punti per scavalcare Cuneo e Casalmaggiore e chiudere l'andata all'ottavo posto, che vale la suggestiva sfida a Conegliano in gara secca il 10 marzo.
Il nostro notiziario termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima edizione alle 19 di questo pomeriggio e vi auguriamo buona giornata.